Chi recensisce su YouTube o anche su Amazon è assillato giornalmente da cinesi che cercano di rifilare il loro pattume. Quest'oggi vi faccio vedere 6 scene che mi hanno personalmente coinvolto. Salve, ho visto sul vostro store questo prodotto, molto interessante e innovativo. Sarebbe possibile provarlo? Oh, aspetta, caro amico, controllo sul mio tablet se il prodotto è disponibile. No. Ecco, al massimo possiamo proporle questo. Ne ho già un milione io di papere! Ciao, che ne diresti di recensire per noi questa pistola a colla calda? Volentieri, però non è che posso fare un intero video solo sulla pistola a colla calda. E perché? Perché reputo che sia di scarso interesse. Ma chi cazzo se la incula la pistola per la colla? Scusa, ho visto la recensione, ma non è che potresti mettere 5 stelle e togliere la seguente frase? Ciao, ho visto la review, però guarda, il mio principale mi ha detto che io non posso fare rimborsi se non riceviamo almeno 4 stelle. Manco morto? Sì. No? Ma sì! Ma no! Ma sì! Dear friend, noi ci fidiamo di tutti i recensori, abbiamo grande fiducia in te, ma che dici se per iniziare al posto dell'action camera dell'action camera che ti ha chiesto ti dessimo dei phone accessories? Scusa, ma che intendi con phone accessories? I phone accessories? Sì, vuol dire un milione di cose, poi non interessano a nessuno, non potete mandarmi qualcosa di interessante? Oh...